NH4OH. Ma questo liquido come si chiama? Si chiama è ammoniaca, quella che avete in casa. Ma il primo 4D come si chiama? Il nome è solfato di rame. E secondo ammoniaca. Ammoniaca. Come procederò? Verserò prima in un bicchiere il solfato di rame, poi verserò in un altro bicchiere l'ammoniaca e mi dovete dire quali sono le loro proprietà guardandole visivamente dalla webcam. Ditemi come sono. Innanzitutto, che cosa sono? Dei Liquidi. giusto. Una vita. Poi una è, hai detto adesso, giusto? Trasparente. Trasparente, senza colore, e un altro è Blu. blu. Quindi sono due sostanze che anche visivamente sono diverse. Poi sapete benissimo che una, l'ammoniaca, ha un certo odore, mentre l'altra, vi dico già, che non ha nessun odore. Cosa facciamo? Io adesso metto in questo cilindro, non è che si vede molto perché è contro luce. Aspettate un attimo, ragazzi, che faccio una cosa. Spegni. Comunque io ragazzi sto facendo anche il video col cellulare che dopo ve lo metto stasera. Nel caso. Ok. Ma io mi sto scrivendo cosa sto facendo. Ma è Sì, nel protocollo. infatti. Infatti, nel Sì. protocollo. Ma per adesso Sì. scrivete, prendete appunti di quello che vedete, quello che sentite, poi dopo le metterete nelle parti giuste. Allora, adesso non è più contro luce Sì, già si e si vede. dovrebbe vedere qualcosa meglio, perché prima era veramente non si vedeva nulla. Allora, io che faccio? Comincio a mettere dentro, a versare questo liquido e ne metto 50 ml. Questo è un cilindro graduato, si chiama così, è un cilindro graduato, fa parte della vetreria di laboratorio, così come No, solfato di rame. io verso, sì, 50 ml di solfato di rame. Oh, ragazzi, a volte può anche non succedere nulla, eh. Sapete? Questa è la cosa. Dici, ma che è successo? Niente. Allora, e io adesso verserò 50 ml di ammoniaca, vediamo cosa succede. Dici, che è successo? Tu dici, niente. E invece no. Allora, se riesco a venire più vicino. Dove arriva l'ammoniaca è diventato più chiaro. Si è Chiaro formata è diventato, non so se è più scuro, comunque si è diventato più chiaro. La schiuma. una specie di sostanza gelatinosa, una specie di gelatina, ragazzi. E vedete un po', guardate questo punto qua, cosa è successo? Qui non si è ancora mischiata, miscelata bene. E si è praticamente solidificato fino a questo punto e da qui sotto no, ma solo per una questione che non si è mischiato bene. Se io adesso lo agito senza buttarmi addosso nulla, che è difficile. Sì, praticamente Dimmi. cos'è cioè, è il solfato di rame che si è solidificato o è l'ammonia che si è È il composto che si è formato. Io ho versato l'ammoniaca dentro il solfato di rame, loro hanno reagito assieme
E hanno fatto una sostanza che mantiene lo stesso colore del solfato di rame, sempre azzurrino, però non è più liquido, è diventato tipo gel. Adesso ve lo verso in un beccherino, faccio vedere. Ma quanto ammoniaca hai riversato? 50, Ah, ok. esattamente come sul solfato di rame. Se guardate qua, vedete che la sostanza è, adesso riverso il solfato di rame di fianco. Lo vedete che Ma uno. cosa succede se la tocchi? Cioè, puoi toccarla o... La tocco e poi mi lavo le mani, basta. Non muoio e non mi corrodo e non mi succede niente. Non la bevo perché non sono pazzo. Ok. Giusto, perché gli ho detto di fare la valutazione del rischio. Perché il rischio, allora, innanzitutto non si sono formati tante cose, potreste anche dire. Allora, avete visto del fumo? No. No. No, Quindi no. non si è formata, quindi non è stata. Non c'è stata una reazione, che ne so, esotermica con produzione di fumo, quindi non si sono prodotti dei gas. Adesso io vi dico, io lo tocco e dico, non è successo niente perché non è calda, quindi non è neanche una reazione esotermica, ovvero che produce calore perché non è cambiata la temperatura. Quindi non è cambiata la temperatura, non si è formato un gas, ma si è formato un gel. Quindi una reazione chimica c'è stata. Poi qui abbiamo un blu intenso, mentre qui abbiamo un azzurrino. Questo era il primo esperimento. Ma mi sa che perché erano tipo 6 minuti ancora alla lezione. C'hanno ancora 6 minuti? Sì, c'è un altro esperimento ancora da fare, gli Ci faccio. sta. Ok. Sì. Allora, Ma ragazzi. quindi, Intanto quello però ma sta stavo cambiando. andando, ma cosa è successo in questo... Vabbè. Allora, guardate ragazzi cosa è successo. Qua. Scusatemi. Ma qual è l'esperimento? Allora, lo scopo dell'esperimento fa vedere che c'è una Una reazione reazione chimica. chimica. Ve l'ho già scritto lo scopo. Se voi guardate bene. Il rischio. Ah, il rischio di queste sostanze, Rollo. Che sono tossiche se ingerite. Posto. Sono tossiche cosa? Non ho Se capito ingerite, se le bevete, se le mangiate, se ci fai un panino, se fai qualsiasi cosa con tutto. Sì, ma queste, sono un pazzoide, può fare questo. ti assicuro che i pazzoidi di mondo è pieno. Ma io rimarrei su questo qua perché adesso loro non lo vedono. Si Sì, sta vabbè. creando. Allora. Una parte di questo diagramma, ma cos'è che dobbiamo fare? Diagramma è il disegno. Fai un Ah. disegno del prima e il dopo. Allora ragazzi, mentre noi stavamo parlando, la sostanza gelatinosa piano piano sta scomparendo, ma in realtà non è che sta scomparendo, perché ricordatevi, abbiamo parlato di reazione chimica. La reazione chimica non è tipo una magia che tac o pla funziona subito, non sempre, ci vuole del tempo. Quindi noi prima abbiamo visto che c'era questa sostanza che era gelatinosa. Adesso, se guardate bene, di nuovo è diventato trasparente. Vedete il mio dito dietro? Quindi, dici, e dove se n'è andata? Quello che c'è, e quello che stava. Quindi avevamo una sostanza gelatinosa che stava in sospensione. Questo termine lo sapete perché l'avete fatto in prima. Sospensione, emulsione, queste cose sono state fatte in prima, assieme ai passaggi di stato. Esattamente, bravissima. Si è formata un deposito. Guardate, sul fondo si vede che c'è un deposito. Se io adesso tolgo questo liquido e lo metto qua. Guardate, si è formato questa piccola polverina bianca o azzurrina. Se io lo lascio seccare, lascio andare via tutto il liquido, otterrò una polvere bianca. Quindi otterrò che cosa? Quella sostanza che si è formata ce l'avrò in forma solida.
Questo è utile quando si vogliono fare, quando mi servono delle sostanze. Se io voglio una sostanza, so che metto assieme A più B e ottengo questo composto che si chiamerà AC e C che è formato da A più B. Ma io non ho capito cos'è successo alla sostanza gelatinosa. La sostanza gelatinosa ha continuato a reagire e piano piano si è depositata sul fondo perché si è formato un solido. All'inizio era gelatina, poi man mano parlavamo, la reazione chimica continuava e si è depositata sul fondo sotto forma di solido. Era un passaggio di stato, da liquido è diventato gelatinoso, dalla gelatinosa è diventato solido. È come quando tu prendi, che ne so, un po' di acqua con un po' di terra del giardino, la cominci a sbattere e qualche cosa è a galleggia, poi piano piano, man mano la lasci stare, si deposita sul fondo. Era più o meno era una cosa del genere successo. Ma quindi all'inizio era liquida, poi è diventata gelatinosa Sì? e poi una parte è andata sul fondo e una parte è ritornata liquida. Esatto, man mano la reazione chimica si completava perché vi ho detto che le reazioni chimiche non tutte avvengono all'istante. Io adesso vi farò vedere in quei pochissimi minuti che rimangono un altro tipo di esperimento con due sostanze che poi la prof ve le scriverà, però voi guardate che cosa succede qua.